Buongiorno e benvenuti in un nuovo vlog. Mi scuso, qui è tutto lambaradam, ma sono in garage, di qua stanno le macchine, quindi mi devo mettere per forza così. Questa è una giornata dove vi porterò con me e quindi sarà un vlog. Ho vloggato pochissimo stamattina, infatti solo la colazione, perché io comunque non mi andavo di far vedere sempre le stesse cose. Ho preso sempre i soliti integratori omega 3, vitamina C per il momento. E quindi mi scuso per la voce, ma non ci posso fare niente, ma lo stesso ho voluto vloggare perché era interessante, oggi ci divertiremo da morire, quindi ho voluto fare così. Non sto facendo i vlogmas perché comunque non è che tutti i giorni esco, viaggio, faccio, quindi no, preferisco portarvi con me quando ci sono veramente delle cose interessanti, perché se devo fare una giornata monotona, mi devo fare 24 vlog, 25 vlog, un copia e incolla, no. Mi scoccio anche di editarli, sono sincerissima, e come sapete con voi sono così, quindi preferisco portare un po' una novità nel mio canale, preferisco che se devo montare un video, devo stare tante ore, preferisco veramente montare una cosa che a me piace e a voi sicuramente piacerà, quindi sono così. Volevo far vedere l'outfit perché sono uscita direttamente giù, infatti è presto, tra poco vedete mia mamma scendere come è protagonista in ogni mio video. Volevo farvi vedere l'outfit sopra, ma la luce faceva schifo, quindi ve la faccio vedere mo. Allora, ho messo questo maglioncino color, ok, con questa trama così, color rosa cipria, e poi questi tipo pantaloni barra leggings di Bershka, sono fantastici. Poi sotto ho messo queste mie scarpette dell'Adidas che non mi abbandonano mai. Come vedete il jeans è così, oh, tipo pantalone jeans, bellissimo. C'ha veramente bene la figura, è bellissimo. E poi ho messo questo kimono super lungo con queste fantastiche toppe, tipo toppe, ed è stupendo. Ma a voi mi raccomando di seguirmi su 21 Buttons, che io lì pubblico veramente tutto e questo kimono l'avrete visto. Mi è stato regalato, quindi non saprei, però se lo volete vedere completo è così, cioè guardate quanto è doppio, è caldissimo. Ho optato nel mettere questo perché sicuramente camminando a Napoli con il piumino faceva caldo, quindi ho messo una cosa un po' più sbarazzina. E poi la mia solita borsa che ho portato, oddio mi si sta allentando il braccio, che ho portato una bottiglia d'acqua, no, due bottiglie d'acqua. Poi ho portato, vabbè, portafoglio money, che sicuramente acquisteremo qualcosa, sono sicurissima. E poi ho portato, vabbè, una barretta proteica, che poi vi farò vedere. Profumo, vabbè, perché io senza profumo non esco. L'ho messo già, però è una cosa proprio mia, ci deve stare. E poi ho portato, vabbè, caricatore, lucetta, tutto per fare le foto, perché sicuramente qualche foto scapperà. Ah, poi vabbè. Questa è la mia tinta preferita, è la numero 13 di Sephora ed è stupenda, infatti l'ho quasi finita. E poi ho messo i miei soliti cerchi a zingarrona e nulla, quindi io vado a scuola e noi ci sentiamo più tardi. Ecco che inizia lo shopping. Visto della giornata andato, adesso ci facciamo qualche fotografia bellina e poi proseguiamo la giornata. Thank you.
presenta così, sembra tipo un pan di Spagna, quindi assaggiamo. Ecco qui con questo bellissimo sfondo dietro. Buono. Sembra tipo un pan di Spagna, buonissimo con questi capelli. Buono. Buono. Mangio tutto, seguo la dieta. Sono tipo zandini. Molto? Poco. Salutate, fate discorsi. Buongiorno. Rieccomi, sono da pochissimo, veramente pochissimo rientrato a casa. E sì, dite voi, già stai per uscire di nuovo? Sì, non ho pranzato, ho mangiato una galletta a volo, proprio così. Infatti, quando ritornerò a casa mangerò, e infatti stasera preparatevi una cena immensa, perché ho mangiato solo quella barretta. Io per questo motivo ne ho approfittato per portarmi quella barretta, perché era 100 grammi ed erano tipo 500 calorie, quindi perciò ne ho approfittato. E infatti ne devo prendere altre, perché serve sempre. Io tra 2-3 minuti riscendo, vado a fare dei servizi, poi quando rientro a casa vi devo mostrare i prodottini che ho acquistato oggi, un pacco che mi è arrivato, e quindi ve lo faccio vedere in questo vlog. Io spero che è venuto qualcosa di interessante. Comunque, parlando un po' della giornata, mentre aspetto che è ancora presto per scendere, siamo andati al teatro, a Teatro San Carlo, ed è uno dei più famosi a Napoli. Infatti, se non ci siete mai andate, andateci, cioè perché di Napoli o non lo so, ma veramente abbiamo trovato una guida eccezionale. Spiegava da Dio, il teatro all'interno è una cosa eccezionale, cioè si riviveva un po' quel tempo, un po', non lo so, da gala, bellissimo. Sembra tipo quei teatri dei film, adoro. Allora, da Alcott ho preso questi Ugg, tra virgolette, cioè sono bellissimi, hanno anche il pelo all'interno, cioè adoro. C'erano veramente in diverse colorazioni, ma le ho preferiti prendere neri, le volevo prendere beige, però alla fine le ho presi neri e le ho pagati 10 euro. Eccoli qui. E poi sono andata da Sephora, che da Sephora ho preso una tinta stupenda. Eccola qui. È la numero 33, cioè è bellissima. Io volevo un bel nude ed ecco, mi è accontentata, adoro. Poi seguitemi su Instagram che ve lo farò vedere indossato sicuramente. Eccolo qui, bello bello bello. Eccolo qui, apriamo insieme il pacco del Yves Rocher. No, che gaffo. No, ma giusto perché i pacchi vanno rotti, cioè. Allora, mi è stato ordinato questo bagno schiuma alla mela, bello, bello rosso. Questa è l'edizione natalizia di Yves Rocher. Poi una crema mani, sempre alla mela, che questi qua vanno tutti qua dentro, bellino, verde, bellissimo, mettiamolo lì. Poi, ecco qui, questo è un altro prodottino che va all'interno, che è un sapone per le mani, sempre alla mela. E poi, eccola qui. Dio mio, questa qui è una crema corpo, sempre alla mela, bella, secondo me deve essere buonissima, sicuro. E poi, vabbè, mi hanno mandato, no, io ho ordinato due balsami labbra. Aspettate. Aiutimi. Ok, aiutimi. Questo qui è al karité e questo qui è alla macadamia, giusto? Sì, questi qua mi piacciono tantissimo, idratano davvero tanto. Poi vabbè, i campioncini omaggio. Io ho ordinato questa crema viso per le peli sensibili, perché ultimamente la mia pelle non la capisco, e quindi ho ordinato questo qui. Poi ho ordinato un altro prodotto, che è un'acqua, acqua micellare lenitiva, sempre per le peli sensibili. Anche di questo vi aggiornerò sempre sulle stories, altri campioncini. Poi c'era un set, questo e questo. Questo è un sapone alle more, no, veramente è un sapone ai frutti di bosco. Eccolo qui, con una crema mani al cocco. Ma non mi trovo, cioè mi hanno mandato una crema al cocco e una al frutto di bosco. Può essere? Il set era così? Ok.
E poi un altro prodottino del set è questo mini bagno schiuma tipo da viaggio, no, tipo da viaggio alla mela. Poi mi è stata ordinata un'altra crema. Ah no, questa è mia. Questa qui è del sebo vegetale per le pelli grasse, quell'altra là me l'hanno ordinata. Quindi questo qui è mio, vi farò sempre sapere. Me l'ha dato due buste, il nuovo catalogo 16, il tra di noi, vabbè, la fattura. E questi sono i prodotti. Ho preferito farvelo vedere in questo video perché, come vedete, i prodotti sono pochissimi e quindi ho voluto fare così. Postazione lavoro, infatti vedete il mio computer adorato, però sto editando questo video, quindi non sto editando questo video, sto editando un altro video che voi vedrete lunedì. Vi lascio un grande bacio, spero che questo vlog vi sia piaciuto, anche se non tanto lungo, però spero che vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao.